Francesco Malapena ci ha deliziato con la sua magnifica voce al complesso monumentale vincenziano. È stata una serata speciale qui. Sì, è stata una grande emozione, soprattutto in una struttura che è bellissima e c'è la storia. Anche il pubblico ha gradito quello che noi artisti abbiamo cercato di trasportare e diciamo far capire che l'arte non è solo quello che si vede, non voglio fare polemica assolutamente, non si vede solo in televisione, l'arte è quello che si sente dal vivo, le voci liriche, non è solo un pretesto, una musica di nicchia, è anche qualcosa che ti deve riempire l'anima. È giocare anche col pubblico, far capire che l'emozione che una persona, un artista prova su un palcoscenico, in casa, in teatro, ovunque, riesce a trasmettere. E questa è stata la cosa più bella che un artista può ricevere in cambio, l'affetto del pubblico. Infatti è stato un approccio diverso, il pubblico si è emozionato, ha anche sorriso fra le varie interruzioni, le varie battute che insomma hai creato un'atmosfera particolare anche col pubblico. Ma tu che hai girato il mondo, cosa significa per te tornare al Napoli, nel cuore di Napoli, in questo posto a volte dimenticato, nel passato insomma additato in maniera negativa, che oggi invece sta risorgendo e sta diventando simbolo di una rinascita culturale? Beh, sicuramente, non ci dimentichiamo che questo è uno dei quartieri dove il grande Totò, il grande Antonio De Curtis, era padrone. Sì, Napoli è Napoli, come infatti ce lo dimostra la nostra tradizione della canzone napoletana, è cantata in tutto il mondo e non c'è un concerto o cosa altro si può fare nei teatri esteri che finire con un brano della nostra tradizione napoletana, dove veramente abbiamo delle ovazioni incredibili. E diciamo che a Napoli di solito si dice nemmo profeta in patria, però stiamo cercando di nuovo di reagire alle politiche, alle vecchie storie di business e roba varia, e cercando un po' più di valorizzare ciò che la nostra terra ha. Io diciamo forse sono uno di quelli. Vediamo. Assolutamente sì. Grazie a voi. Il pubblico molto caloroso e niente, è stato un modo molto bello per farci gli auguri di Natale. Dove ti potremo vedere prossimamente? Beh, ci sono tante date, Ischia, il Teatro Garibaldi il 2 gennaio, ci sono tante date in programma. Una bellissima serata e in compagnia di tanti cari amici, oltre che colleghi, e quindi trascorrere insomma i giorni precedenti il Natale, immediatamente precedenti il Natale, in compagnia loro e soprattutto in compagnia della Dea Musica è sempre un piacere e un onore. E come diceva giustamente anche Francesco, anche Sant'Agostino appunto, recitava sempre che chi canta prega due volte, quindi speriamo che stasera insomma, oltre ad aver cantato e ad aver allietato tante persone, abbiamo anche pregato in questo luogo magnifico. Sì, queste due serate le abbiamo portate a Napoli, però sono state precedute da una serata a Roma, il 20 a Roma, più o meno facsimile a queste, però con un'altra orchestra in teatro, quindi siamo rimasti un attimino in contatto e abbiamo proseguito questa. Questo è un premio che abbiamo voluto dedicare la serata di oggi a un nostro amico Torino delle Donne che ci guarda da lassù, e il proseguio di ciò che abbiamo iniziato con lui, che si chiamava Oltre le note sotto le stelle. Adesso lo proseguiremo proprio in nome di Tonino e per Tonino a seguire, sperando di poter ripetere questa manifestazione qui in questo posto il prossimo anno.